Benvenuti al Museo Ferruccio Lamborghini. Questo museo è l'evoluzione di un altro museo che raccoglieva, così come raccoglie questo, il mondo Lamborghini, tutta la produzione Lamborghini, fin dal primo trattore per arrivare alle macchine più attuali fatte da mio padre, Ferruccio Lamborghini. Troviamo tutto ciò che è stato da lui creato, sia in termini di produzione industriale che in termini di pezzi unici, alcuni dei quali fatti solo ed esclusivamente per se stesso, come per esempio la barchetta con cui partecipò alla Mille Miglia. C'è un po' tutta la vita, tutto il mondo legato a mio padre. Questi sono 6.000 metri contenenti tutto questo mondo che io ho voluto, fin da ragazzo ho cominciato a collezionare. Tenete presente che raramente quando si produce una qualunque cosa la si conserva pensando al futuro. Nell'immediato la produci e la vendi. Pensate che a mio padre non è che gli piacesse molto quando sapeva che io andavo per campagne a ricercare le cose vecchie di famiglia. Mio padre, che viveva nel futuro, tutto ciò che era vecchio non lo voleva assolutamente vedere, perché pensava al futuro e non né al presente e tantomeno al passato. Fin quando un giorno gli feci vedere il primo trattore che lui costruì nel 1947, è tutto rimesso nuovo, eccetera. Gli dice: papà, vieni, vieni. Gli mise in moto questo trattore e in quel momento gli vennero gli occhi lucidi. Mi disse: avevo la tua età e neanche una lira in tasca. Era un segnale di approvazione. Guidare la Miura è un qualcosa di incredibile, prima di tutto perché sono ben consapevole che ho tra le mani un gioiello che è passato solo tra poche fortunatissime mani, in più in particolar modo questa che era proprio la sua personale, la sua Miura SV, fa sempre uno strano effetto. Infatti ogni volta che guido non ho due occhi, ne ho quattro se non sei. Due per guardare avanti, due per guardare ai lati, due per guardare sempre dietro, perché ho una grande responsabilità tra le mani. Al di là del valore inestimabile dell'automobile, ho l'opportunità di portare in giro e di far vedere, apprezzare anche all'esterno un simbolo di italianità, un simbolo di design e il simbolo poi della persona di mio nonno, perché la Miura racchiude in sé tutti i lati e tutti gli aspetti del mito che mio nonno ha creato e che si è creato attorno alla sua persona, e non c'è bisogno di stare a raccontare i motivi che sono ben noti a tutti. La famiglia Lamborghini è sempre stata una famiglia di agricoltori benestanti, con allevamento di bestiame e produzione agricola. Era caratterialmente piuttosto vivace. Il nonno, il bisnonno, era tutta gente piuttosto intraprendente, anche piuttosto coraggiosa. Mio padre, che nasce in questa famiglia, diciamo, di agricoltori benestanti, però non ne vuol sapere di fare l'agricoltore e fin da piccolo decide di fare le scuole tecniche. Mio nonno, davanti a un figlio che voleva occuparsi di ben altro, capitolò e quindi andava a Bologna, perché riuscì a farsi assumere come garzone non pagato all'officina Righi, e lì si fece un'esperienza infinita. Durante il periodo militare viene mandato all'isola di Rodi, nell'Egeo,
e lui viene nominato caporale ed ha la responsabilità dell'autoparco. Lì si fa ben volere, prima di tutto perché ne sapeva più degli altri, secondo perché mette mano alle automobili personali dei vari comandanti. A Rodi conosce mia madre, finita la guerra vengono in Italia, si sposano e nasco io. Non torna subito in Italia, ma rimane sull'isola dove c'erano ancora tedeschi, inglesi, greci, eccetera, e ripara i veicoli privati. Si fa pagare in sterline d'oro, in moneta d'oro. Queste monete gli servirono per tornare in Italia, nascondendole un po' nelle mutande a doppio fondo, un po' nella cintura, e le altre furono nascoste in un muro del porto di Rodi. 20 anni dopo, tornato in Italia, eccetera, eccetera, tornò a Rodi per vedere di riprendere le monete, ma il porto era stato distrutto, smantellato, e quindi ovviamente non c'erano più le monete. Ma nel frattempo di monete ne aveva fatte tante, perché era diventato già uno dei più grossi costruttori di trattori in Italia. Se anche le monete non c'erano più, andava bene lo stesso. Arrivò in Italia, si guardò attorno e capì che c'era un'Italia da ricostruire. Lui, uomo, diciamo, di origini contadine, capì meglio di un altro che bisognava fare i trattori. L'Italia aveva bisogno di macchine agricole che anche il piccolo contadino poteva acquistare. E allora lui, consapevole che si trovava sul mercato nazionale un numero di motori e di parti di ricambio nuove lasciati dall'esercito americano, lui andò e comperò tutto quel che poteva trovare di pezzi militari nuovi, e col nuovo ecco che cominciò e nacque questo che adesso è un rudere, che è il primo trattore, diciamo, economico, estremamente potente. Questo fu l'episodio vincente. Venivano trasformati sia il motore che il cambio che il differenziale. A quel punto si permise di fare lui il piano Marshall, dicendo al contadino: prendi il mio trattore, non me lo paghi, me lo paghi piano piano, man mano che la produzione agricola tua aumenta, perché con questa macchina riesci ad arare, andare in profondità, cosa che non riesci a fare con gli altri trattori, cosa che non fai certo col bue, eccetera, aumenterai la produzione e man mano che avrai i soldi mi pagherai. Questi motori americani potentissimi consumavano molto, perché gli americani non avevano certo il problema della benzina. Allora lui brevettò un sistema che faceva sì che il motore venisse messo in moto a benzina. Dopo 5 minuti che tutto il motore era bello caldo, si chiudeva il rubinetto della benzina, si apriva il rubinetto del petrolio. Il petrolio era quello che serviva per illuminare le lampade, e con questo sistema di vaporizzazione del petrolio diventò economico anche dal punto di vista del consumo del carburante. Il principio chiave era qualità ed innovazione. Bisognava essere primi degli altri, migliori degli altri. Cioè, non è mai un caso che un prodotto o un marchio diventa famoso e passa alla storia. Guidare la Miura è un'esperienza. Dal primo istante che l'ho provata mi ha impressionato. È un'auto diversa da tutte le altre, ma non solo per la sua storia, proprio anche da guidare. È diversa, non ho mai trovato un'auto sportiva che sia paragonabile alle caratteristiche della Miura. La Miura, comunque, il patrimonio Lamborghini appartiene a noi, ma deve essere
fruibile per tutto il pubblico, per imparare e conoscere la storia di mio nonno, anche ovviamente la storia legata ai trattori, ai bruciatori, all'olio dinamica e infine anche ai vini. Mantenere una tradizione di generazioni e portare il nome di mio nonno indubbiamente è una grande responsabilità. Lo porto con grande orgoglio perché sin da quando sono un bambino sono ben consapevole di che genio è stato in Italia e nel mondo, sotto tutti i punti di vista, per lo spirito imprenditoriale, il coraggio, le idee. So che spesso ci sono alcune aspettative che possono derivare dal nome che si porta. Non è facile, in particolar modo magari durante l'adolescenza, prendere coscienza di questo aspetto. Sono nato sotto un'occasione irripetibile, ecco. Consapevole di questo, cerco di comportarmi come uomo, come professionista quando sono sul lavoro, cercando di rispettare al massimo i principi della famiglia e ciò che sono sicuro che mio nonno mi avrebbe voluto insegnare per ottenere i traguardi che ha ottenuto lui. Questo è un derivato della Fiat Topolino, modificata molto da mio padre nella meccanica, ancorché nella linea battuta da lui assieme a un amico artigiano di Ferrara. Il motore era un Topolino A con valvole laterali, viene trasformato, diventa un valvole in testa, che poi fu successivamente adottato nella serie Topolino B e Topolino C. Questa Topolino in particolare deriva dal Topolino personale di mio padre, con cui si sposa, con questa assieme al copilota Gianluigi Baglioni partecipano alla Mille Miglia. Questa vetturetta faceva più o meno i 160 all'ora. In una curva a Fano uno si sbaglia, uno disse curva a destra, in realtà era a sinistra, e stanchi di notte eccetera andarono a finire dentro ad un'osteria. Sfasciarono ovviamente la macchina, ovviamente l'osteria, però non ci furono feriti, non ci furono morti, e insomma la gara finì a Fano. Perché la Miura è passata alla storia? Quante altre belle automobili sono state fatte nel mondo? Però erano belle, ma senza anima. E invece la Miura aveva un'innovazione tale dal punto di vista meccanico che anche la concorrenza lo riconosce. Si parla di pre-Miura e post-Miura nell'ambito automobilistico, quindi quando anche il grande concorrente lo riconosce vuol dire che una ragione c'è. Non è un caso che al MoMA a New York già nel 65-66 mi pare si espone la Miura permanentemente. Ci siamo arrivati perché mio padre non era mai contento, voleva arrivare alla perfezione, a qualche cosa che gli altri non avessero ancora fatto. Un po' come è successo nei trattori. Già c'erano le prime Lamborghini, abbastanza tradizionali, con un motore anteriore, un 12 cilindri, che rispetto alle Ferrari o alle Maserati del periodo aveva 120 cavalli in più, però aveva già le ruote indipendenti, aveva i quattro alberi a cama in testa, aveva la doppia accensione, aveva la coppa dell'olio a secco. Quindi aveva già molto di più rispetto a tutto quello che la concorrenza offriva. Pensate che Ferrari, Maserati, Aston Martin avevano ancora le balestre. Quando si va in curva la balestra saltella e a volte sbanda. Lamborghini per primo
fa le automobili con le ruote indipendenti come le automobili da corsa, da Formula 1. Però non era comunque contento perché questa vettura, per quanto innovativa, lui voleva di più. Ecco che dà istruzioni all'ingegner Dallara, che era un grande progettista dal punto di vista telaistico, e dice: ma perché dobbiamo continuare a fare una vettura con il motore anteriore? Proviamo a fare un motore centrale. Allora, nota bene, centrale, non posteriore, perché i motori posteriori esistevano già. La Porsche, l'Abarth, tante altre, la Renault, il motore posteriore. Ma centrale cosa vuol dire? Vuol dire che la macchina è neutra. Quindi motore trasversale, centrale, cambio e differenziale inglobati nel motore. Quindi la prima volta non esisteva, nessuno l'aveva mai fatto. Ed ecco che nasce la Miura, che poi fu carrozzata da Bertone su indicazioni approssimative di mio padre, perché doveva mettere il naso dappertutto, quindi io la voglio così, così, così. Poi dopo sei tu che hai la matita e me la disegni, però io la voglio così, così e così. E quindi è nato un mito. Sì, era proprio quasi una battaglia con se stesso. Il piacere di provarci, il piacere di riuscirci. Poi qualche volta magari non sei riuscito, sicuramente. Non è che tutto va liscio, Qualche inciampo nella vita uno per forza ce l'ha. Purtroppo è morto quando avevo solo 2 anni, quindi non ho ricordi. Abbiamo a casa purtroppo qualche foto, una manciata di foto insieme durante il battesimo o una gita alla Fiorita, però non ho ricordi purtroppo. Mi sarebbe piaciuto tanto, Ma di domande ne avrei da farne. Penso che la prima domanda che gli farei è: qual è il segreto? Che detta così è una domanda che vuol dire tutto e vuol dire niente, però gli chiederei qual è il segreto, lo spirito, la filosofia di vita che era sua e che solo lui poteva sapere. Che poi in verità mio padre mi ha raccontato tantissimo di mio nonno, quindi so molto di lui, so molto di come qual era l'approccio alla vita, l'approccio all'azienda, all'impresa. Però ovviamente non è la stessa cosa se avessi la possibilità di chiederglielo personalmente. Ciò che è rimasto ed è il punto principale che ha colpito tutte le persone che hanno avuto a che fare con mio nonno è il genio, un'ampia visione sia nella vita che nel business, però con anche un approccio leggero, serietà, ma con anche la giusta leggerezza. E che secondo me deve essere quello il segreto che l'ha contraddistinto e che gli ha fatto maturare delle idee geniali e delle imprese geniali. Quindi quello sarebbe la prima domanda da fargli, indubbiamente.